l'incantevole borgo medioevale di Santa Fiora in provincia di Grosseto è tornato ad ospitare a distanza di 2 anni una gara di campionato italiano trial outdoor che ha vissuto qui, sulle pendici del Monte Amiata, la terza delle 6 prove in programma per il 2018. Questo grazie al grande lavoro svolto dal Motoclub Santa Fiora, organizzatore della manifestazione. Riconfermato il percorso della passata edizione con qualche modifica che è stata resa necessaria dai nuovi regolamenti, regolamenti che prevedono quest'anno 2 giri di gara e 12 zone speciali. Di queste 12 zone, 10 sono state riproposte nello splendido bosco in località Fonte delle Monache, vero e proprio paradiso per gli amanti del trial. Accolta nel cuore di questo antico borgo minerario, la variopinta carovana del trial nazionale ha offerto ancor più della precedente edizione un grande spettacolo che è iniziato già nel pomeriggio del sabato con la disputa della pole position, ovvero la prova di qualificazione che vede impegnati i piloti delle principali categorie in una sfida al cronometro ambientata alla zona numero 12, appositamente predisposta nel centro di Santa Fiora. E di fronte a un pubblico entusiasta, il campione italiano della TR1 Matteo Grattarola si è riconfermato ancora una volta di gran lunga il più veloce nell'affrontare le due manche, mettendosi alle spalle Gianluca Tournur e Matteo Poli. Bravissimo anche Sergio Piardi, quarto assoluto e migliore dei piloti con licenza TR2, seguito da Manuel Copetti, vincitore delle 2 precedenti edizioni. Un sorriso fatelo per la stampa a questi 2 protagonisti. Un caldo sole estivo e la qualità delle prove speciali hanno contribuito al successo di questa terza prova di campionato, che ha visto per la 31esima volta consecutiva il dominio assoluto del poliziotto lecchese Matteo Grattarola, che in sella alla Montese 304 tempi ha letteralmente spianato gli ostacoli, superando le 12 sezioni del primo giro con una sola penalità, rimediata peraltro alla facile zona numero 8. Messo sotto pressione dal vicecampione Petrella, Grattarola ha aumentato la concentrazione nel secondo giro, che è riuscito a chiudere senza errori. Così al termine con una sola penalità complessiva ha vinto nuovamente una gara di campionato italiano trial. Con una gara disputata in solitaria, decisa ancora nel corso del prologo, dove appositamente ha cercato l'errore per poi avere la possibilità di partire per primo in gara, Luca Petrella, alla guida della TRRS, ha guidato in modo impeccabile, posando soltanto un piede alla zona 2 e 1 alla difficilissima zona numero 5, restando l'unico pilota in grado di strappare la vittoria a Grattarola. Nel corso del secondo passaggio, Petrella però non riesce a ripetersi alla zona 5 e posando altri 2 piedi alla zona 9, chiude la gara al secondo posto con 9 penalità complessive. Terzo posto per il bresciano della Beta Giacomo Saleri, che dopo una via di gara piuttosto deludente ritrova la giusta concentrazione posando un solo piede nelle restanti 7 zone di gara. Così al termine del primo giro si ritrova già in terza posizione provvisoria. Il secondo giro di gara inizia bene per Saleri, che sbaglia solo alla difficile zona numero 5, per poi guidare bene fino all'ultima sezione, dove però commette ancora un grave errore. Ma il vantaggio acquisito nei confronti di Tournur gli ha consentito di confermare il terzo posto con 25 penalità complessive. Nonostante la grande attenzione posta ad ogni speciale da affrontare, il torinese della Gas Gas Gianluca Tournur non ce l'ha fatta a difendere la terza posizione provvisoria raggiunta a pari merito con Saleri sul finire del primo giro. Infatti nel secondo passaggio ha ripetuto gli stessi errori nelle zone numero 5 e 7, sbagliando poi anche alla finale zona 12, superata bene al primo giro. Così a fine gara con 32 penalità finali deve accontentarsi questa volta del quarto posto. E al quinto posto si piazza il perugino della Sherco Pietro Petrangeli, che continua la sua crescita tecnica dopo il difficile debutto tra i professionisti nella scorsa stagione. Giunto ad un passo dalla zona podio nel corso del primo giro, che ha chiuso con 16 penalità, Pietro Petrangeli ha perso lucidità nella seconda parte di gara, dove ha pagato altri 19 errori, ma riesce a controllare i diretti avversari difendendo la quinta posizione grazie alle 35 penalità finali. Coppa del Vincenzo.
vincitore, un caloroso applauso a Grattarola, Petrella e Saleri, rispettivamente primo, secondo e terzo in questo. Si giocherà 1-0, ovviamente il risultato di questo terzo round del campionato italiano, quello che fa della TR2, la categoria cadetta del trial, si impone nuovamente il campione mondiale 125 2017 Lorenzo Gandola alla guida di una scorta in evidente crescita tecnica. Il comasco Gandola, portacolori delle fiamme oro giovanili, ha pasticciato però al primo giro che ha chiuso con un parziale di 5 errori, ma nel secondo passaggio ha preso il volo chiudendo con un cartellino senza errori, un volo che gli ha consentito di vincere con sole 5 penalità la sua seconda gara stagionale. Ed è stata una grande prestazione quella del bresciano Sergio Piardi, subita unico in grado di lottare per il successo, che però gli è sfumato alla terza zona, dove ha commesso un grave errore che poi non è più riuscito a recuperare nei confronti dell'avversario diretto Gandola. Un eccellente secondo passaggio, quello di Piardi, con due sole penalità, però non gli ha consentito di andare oltre il secondo posto, che guadagna con 9 errori complessivi. Terzo posto sorpresa per il campione italiano 2017 della 125 Carlo Alberto Rabido in gara con una Beta, che viene seguito quest'anno dall'ex pilota Daniele Maurino che ne sta curando la crescita sportiva. Giunto quarto al termine del primo giro alle spalle di Corvi, uno dei candidati alla vittoria, Rabino ha mantenuto alta la concentrazione con un ottimo passaggio sulla zona finale, che gli fa guadagnare il terzo posto con 31 penalità complessive. Tutti e tre, ragazzi, adesso foto! Oh, che bello! Dai, oggi è stata una gara abbastanza dura, non per il livello delle zone, ma per la concentrazione, perché era una gara abbastanza facile, non si potevano commettere errori, quindi sono dovuto rimanere concentrato dalla prima zona del primo giro fino all'ultima zona del secondo giro, però è andata bene, sono riuscito a vincere anche oggi, sono molto contento per come ho guidato, un buon feeling con la moto, voglio ringraziare il mio team Red Moto Nielsen Benini che come sempre lavora al top per farmi trovare, diciamo, in una situazione ottimale per poter competere sia a livello italiano sia a livello mondiale. E niente, faccio i complimenti all'organizzazione, ringrazio il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la Polizia di Stato, tutti i miei sponsor e tutte le persone che quest'anno hanno creduto in me. E questo è tutto per questa prima breve sintesi dalla terza prova del campionato italiano trial di Santa Fiore in provincia di Grosseto. Rimanete in contatto su questo canale perché in settimana verranno pubblicati gli speciali completi.